Ciao! Il tema di oggi vabbè, dai, inizio, poi valutate voi. Buongiorno, avete prenotato? Bene, che tavolo preferite? Un giorno parlai con uno di questi camerieri e gli dissi: sai che stai sbagliando, vero? Dici, in che senso? Hai chiesto al cliente dove si vuol sedere? E beh, gentilezza. Certo, come no? Gentilezza, chiamiamola così. Tu sei uomo e devi uomare. Così dissi un giorno a una persona. Cioè, le persone si aspettano certe cose da te. Poi tu puoi fare quello che vuoi, ma non far finta che tutto vada come vorresti tu, perché non è così. Io sono libero di fare le mie scelte, ma ogni scelta ha delle conseguenze. Tu non è che sei cortese nel fargli scegliere il tavolo, è che non ti vuoi prendere la responsabilità di scegliere tu per conto loro. E questo è il vero problema. Come appunto quell'uomo a cui una donna dice: ti piacciono di più le brune o le bionde? E lui risponde dicendo: ma sai, quello che conta è l'intelligenza. E lei nella testa pensa: oppure sei sfigato e non ti vuoi manco prendere la responsabilità di dire quali sono i tuoi gusti. Va bene. Fatto il teatrino. In realtà la regola direbbe che quando il cliente entra, poi se è chi l'accoglie, a meno che non ci sia la hostess, se è il restaurant manager, se è lui che ha questo ruolo nell'ambito di quella certa specifica organizzazione, se è il cameriere perché si è stabilito così, chiunque sia sta persona a seconda del locale, e anche lì si potrebbe fare un video, questa persona, io adesso dico il cameriere, ma solo perché in questo ristorante si è deciso che sia il cameriere deve indirizzare i clienti ad un certo tavolo. Che naturalmente non vuol dire che se poi quei clienti manifestano il desiderio di andare da un'altra parte, questo gli dice no. In qualche caso anche. Però, massima disponibilità, per carità. Però non deve essere posta la domanda: dove desiderate? Quale tavolo vi piace? Questa no. Perché? Perché può sembrare strano. Ma anche se ci sono persone che preferiscono decidere, la maggior parte delle persone non ama decidere. Cioè io vado in un posto, in un locale, bar, quello che volete voi, perché voglio stare tranquillo, non voglio ragionare, non voglio pensare, voglio mangiare, voglio bere. Voglio chiacchierare con la persona con cui sto bene, non mi mettere subito già all'inizio che devo prendere la decisione, stavo a casa mia se dovevo decidere. Quindi se io manifesto una scelta e hai modo di accontentarmi, benissimo, ma non mi mettere tu nella situazione di dover scegliere, perché mi stai già cominciando a far lavorare. E questo non deve avvenire. Nella maggior parte dei casi, lo so che può sembrare strano, ma chiunque faccia un minimo di rilevazione della customer satisfaction sa che le persone non amano decidere. Quindi, dimmi tu dove mi siedo. Adesso voi provate a farci caso. Quante persone, quando vi entrano, vi chiedono dove mi metto? E voi pensate che sia perché loro vogliono fare una cortesia a voi. Non è affatto così. È perché loro stanno già manifestando il fatto che non hanno voglia di decidere. Invece voi gli dite: ma no, dai, dove vuoi? E dove vuoi? Era proprio quello che non mi volevo sentire dire. Nella maggior parte dei casi, non sto dicendo che non ci siano le eccezioni, ma nella maggior parte dei casi le persone non vogliono dover decidere. Quindi, in sostanza, una delle motivazioni per cui io dico sempre è il cameriere che deve indirizzare al tavolo è per tenere basso lo stress, non farlo iniziare. Non farlo salire sin dall'inizio. Massima disponibilità, ripeto, se una persona dice vorrei andare a quel tavolo, se è libero glielo date. Si evitano liti e discussioni. Ma in sala,
vi siete mai messi a guardare gruppi e coppie, soprattutto coppie? Entrano dentro, dove ci sediamo? E voi gli rispondete dicendo: ma scegliete voi dove vi piace di più. E questi due iniziano, marito e moglie, si guardano: tesoro, tu cosa dici? Andiamo di nuovo? Ma cazzo, ma sei sempre tu che vuoi andare? E cominciano a discutere in sala. Che è successo? A me di continuo. Non è che si mettono a litigare, ci mancherebbe, voglio sperare che la gente non litighi per questo. Però lo vedi che comincia, si alzano i toni. Quindi per assurdo voi, indirizzandoli, disinnescate sul nascere questa possibilità. Perché? Perché a meno che uno dei due non abbia una netta preferenza per qualche motivo, a questo punto non dice più niente. Non litigano tra di loro, stress basso, siamo tutti contenti. Che vi ricordo che ogni volta che lo stress del cliente si alza, il ticket si abbassa. È matematico. Si riducono i tempi. Adesso voi provate a pensarci. Se io devo accompagnare un cliente a tavolo o quantomeno indicarglielo, quanto ci impiego? 5 secondi? Va bene. Se questi si mettono invece tra di loro anche solo a dire: aspetta, no, qui no, ma forse è meglio lì, ma lì come dici? Ne sono passati 10, cioè il doppio. Cioè, una cosa banale di questo tipo vi fa perdere un sacco di tempo senza che ve ne accorgiate. Perché se i 5 secondi diventano 10 e voi avete 50 ingressi, moltiplicate per 50 ingressi, passiamo più tempo a aspettare che i clienti decidano dove sedersi che non accompagnarceli. Dice: Fra, ma ti metti a contare i secondi? È certo che mi metto a contare i secondi, perché nella ristorazione i secondi contano. Perché in certi ristoranti c'è sta calma e in certi ristoranti magari c'è anche meno clienti, c'è sto stress? Perché nessuno ha organizzato queste cose. Perché queste cose fanno una differenza nell'ambito proprio della gestione dello stress e della fluidità dell'operatività. Si evitano le criticità. Cioè, vi ricordate il video che vi ho pubblicato qualche giorno fa, quello in cui dico che i camerieri e in generale il restaurant manager e la direzione, chiamatela come volete, devono conoscere i tavoli critici? Perché? Perché se io dico: prego, scelga lei il tavolo, e questo si va a scegliere proprio il tavolo critico, quello dove io so che se si siede lì, tra 10 minuti sarà la persona stessa a chiedermi di spostarla. Ma qual è il senso? Se sono io a indirizzare, quello non glielo do e gliene do un altro. Oppure quel tipo di criticità, vi rimando a quel video, per cui il cliente non ci chiederà di spostarsi, ma si abbassa il ticket. E per me è drammatico, perché se si abbassa il ticket, sono soldi in meno che stiamo guadagnando a fronte dello stesso numero di clienti. Quindi io, se so che in mezzo a questi 25 tavoli, 3 sono critici e sono quei tre lì, io i clienti li indirizzo prima agli altri tavoli e solo quando non posso più farne a meno li indirizzo anche a questi tre. Ma questi tre li lascio per ultimi. Perché? Perché alla fine della serata ho fatto 100 euro in più. Diciamo: mazza, ma incide così tanto? Provate. Io dico sempre: non fidatevi di far chef, provate. Voi provate e fate conti e poi vi accorgerete da voi. Dici: però tanto a me prima della sera si riempiono sempre tutti i tavoli. Meglio per te. E se invece non è così? E se invece di certi tavoli fai il doppio giro e di alcuni no ne fai uno solo? Allora ascolta, è meglio che fare il doppio giro dei tavoli che non sono critici, perché in quel caso non saranno 100 in più a fine serata, saranno 500 in più, a maggior ragione. Perché? Perché locali che fanno 200 coperti. Se voi tentate di fare questi 200 coperti con i tavoli meno critici, scoprirete che a fronte dello stesso numero di coperti avete fatturato di più. E non è più facile, non è più divertente. I camerieri lavorano meno e guadagniamo tutti di più. E i clienti sono più contenti, tra l'altro. Non stiamo rubando soldi. Si ottimizza la sala. Mi sono segnato, per esempio, per le posate. E voi dite: prego, scelga lei. E questo si sceglie il tavolo dall'altra parte della sala, io tutte le posate le ho di qua.
tutte le volte avanti indietro, avanti indietro, avanti indietro, avanti indietro. Il bello che ho fatto scegliere a lui, ma perché? Perché? Oppure percorsi. Se io questi clienti, man mano che entrano, li dispongo con un certo criterio, io so che quando passo per lasciare dei piatti, al ritorno mi posso portare via i piatti già da sparecchiare di un altro tavolo. Invece sono uno lì in fondo, uno dall'altra parte di là e uno dall'altra parte di là, perché io l'ho lasciati liberi ed è un continuo camminare avanti e indietro. Quando io, almeno i primi, li potevo mettere con un criterio che faceva comodo a me, sempre se non sono tavoli critici. E invece noi lasciamo scegliere il cliente, che oltretutto non vorrebbe scegliere, quindi io non è che gli sto portando via qualcosa, perché la maggior parte dei clienti non vorrebbero neppure scegliere. Quindi loro non vorrebbero scegliere, noi li facciamo scegliere e ne otteniamo un danno, perché poi loro non scelgono sicuramente secondo il nostro criterio, e siamo fregati tutti. Perché? Perché non ci siamo voluti prendere la responsabilità di fare il nostro lavoro, perché questo è il nostro lavoro. E non è vero che lo stiamo facendo per cortesia dei nostri clienti. Lo stiamo facendo perché noi abbiamo paura di decidere. Noi abbiamo sempre paura di sbagliare, e così lasciamo la responsabilità al cliente. Diciamoci le cose come stanno. Va bene. Oppure senso di riempimento. A volte una sala, se noi sappiamo che la sera butterà male, forse conviene che i clienti siano un pochino separati per dare un senso visivo più equilibrato e non metterli tutti vicini, raccolti in un angolo e tutto il resto vuoto. Oppure l'inverso. Cioè qui dipende da come è fatta la sala, da come sono disposti i tavoli, dalla frequenza che supponiamo avremo. Quindi sono cose che devono essere studiate nell'ambito di quello specifico ristorante, però è impossibile che ogni cosa vada bene. O una va bene e l'altra va male, o è l'inverso, va male la prima e va bene la seconda. Quindi sono domande che ci dobbiamo porre, e il lavoro tipico del restaurant manager e del responsabile di sala, uno o l'altro o tutte e due, se ci sono tutte e due, naturalmente coadiuvati dai camerieri. Bisogna studiare. Perché? Perché guardate, è veramente triste entrare in una sala, sono solo io. Due va già meglio, ma come sono disposti sti due? Tre meglio ancora, ma come sono disposti sti tre? Dici, vabbè, sempre tre sono. Sì, certo, tu prova a entrare in una sala e vedere tre persone in un certo modo piuttosto che in un altro e vedrai se non è diverso. E per, come al solito, tu non mangi nei locali degli altri, per quello che non ti accorgi. E poi si ottimizzano i percorsi. Cioè io, siccome so che i camerieri fanno un certo giro per portare, e come dico io, sportare, cioè portare indietro, sbarazzare, è chiaro che se posso tendo a mettere le persone, quantomeno le prime, in un modo che i percorsi siano ottimizzati. Pausa d'effetto. Un giorno una persona mi disse, ma perché tu studi i percorsi dei camerieri? Ma noi, gli stipendi che paghiamo ai nostri camerieri, sono stipendi che fondamentalmente paghiamo per andare avanti e indietro. E vuoi che non li studio? E due sono gli oggetti da studiare. Uno è come si prendono le comande e l'altro è come si va avanti e indietro a portare la roba. Perché? Perché a volte tu scopri che in certi posti, in certi locali, dove c'è stata una certa organizzazione, due camerieri fanno 80 coperti e in altri posti 8 camerieri fanno fatica a farne 20. Cioè a volte vado in locali dove un sacco di camerieri, nonostante ciò, casini continui. Perché? Perché non sono stati organizzati, non perché loro non sono capaci, perché non c'è un'organizzazione a monte. Quindi certo che studio i percorsi dei camerieri, ci mancherebbe, sono uno dei miei principali lavori, quello di studiare i percorsi dei camerieri e ottimizzarli. E poi però se i clienti sono liberi di mettersi dove vogliono, un pochino dei vantaggi li perdo.
Quindi io dico, no, tu cameriere indirizzi i clienti suggerendogli un certo tavolo. Poi se il cliente ti manifesta che preferirebbe un altro tavolo, se ce l'hai libero, giustamente glielo dai. Ma non lasciarglielo libero tu sin dall'inizio, perché così ti stai facendo del male. E magari il ristorante va anche bene. E che potrebbe andare meglio e non lo sappiamo. Adesso io dico ristorante, però guardate, vale anche per un bar, dici, vabbè, dai, ma anche un bar. Tu vai in certi locali a Milano dove si va la sera a bere l'aperitivo e dentro ci sono facilmente 100 persone, ma vuoi che non guardiamo queste cose perché sono un bar e non un ristorante? Le guardiamo e come? Certo che le guardiamo. Perché? Perché lì a maggior ragione i camerieri vanno avanti indietro, avanti indietro, avanti indietro, avanti indietro, avanti indietro, avanti indietro. E a maggior ragione quattro persone che si sono seduti al tavolo, hanno fatto il primo giro di cocktail, se stanno bene veramente, si fanno il secondo giro. Ma di questi quattro basta che uno solo non stia bene e se soprattutto se è una ragazza, quella ragazza dice no ragazzi io preferisco andarmene, se ne vanno tutti e hai perso un secondo giro di quattro persone. Perché? Perché c'era uno spiffero che arrivava sul collo della ragazza. Dici ma basta una cosa così banale? Certo che basta una cosa così banale, ti sei perso 10 per 4. 40 euro per uno spiffero che arrivava così, passava sul collo di una ragazza e magari c'erano altri tre tavoli vuoti e tu invece che lasciare liberi loro avessi messi tu a sedere lì, ti evitavi un sacco di problemi. Va bene, chiara questa cosa? Il cameriere deve indirizzare al tavolo, suggerendo il tavolo, ovviamente lasciando libero il cliente gentilmente di dire che ne preferisce un altro e se è disponibile ce lo accompagna. Questo è il riassunto finale. Tutto il video è sul perché. Salute, baci, abbracci. Facciamo un teatrino finale? No, niente teatrino finale, va che c'è un po' di cose da fare. Oggi vi saluto frettolosamente. Ciao!